benvenuti al podcast di Europea. Oggi incontriamo Caterina Chennici. Buongiorno onorevole. Parlamentare europea per due mandati, già assessore regionale, e designata oggi dal Partito Democratico per la guida della regione siciliana. E proprio la dimensione europea e regionale insieme dell'impegno, del suo impegno, che fa di Caterina Chennici un interlocutore privilegiato per Europea. Infatti lo scopo della nostra rivista è quello di diffondere informazione, approfondire consapevolezza della dimensione europea nella politica locale, nella vita di tutti i giorni. Io sono Francesco Cortimiglia, a me spetta soltanto oggi di facilitare un rapido avvio della conversazione e mi rivolgo subito per questo a Franco Piro. Franco conosce bene la vita istituzionale della nostra regione, è stato deputato per 3 legislature e assessore per un paio di volte e con la sua riflessione, con la sua competenza, sostiene Europea specialmente per le questioni di politica ambientale, energetica e oltre che per le questioni di bilancio. Grazie Francesco, benvenuta Caterina, ci siamo visti di recente a Termini. Credo sia stata una bella mattinata. Io partirei se il Mediterraneo ha acquisito una posizione strategica nel panorama mondiale. E quanto noi pensiamo, la Sicilia, che è collocata geograficamente al centro del Mediterraneo, deve pensare alla questione del Mediterraneo per ridefinire anche il suo ruolo e il suo sviluppo futuro, candidandosi come cerniera fondamentale nel rapporto tra l'Unione Europea e la sponda sud del Mediterraneo, utilizzando non soltanto la storia e la geografia, ma ponendosi in maniera attiva dal punto di vista politico e istituzionale. L'Unione Europea nel tempo ha avanzato diverse strategie, ricordiamo qui soltanto il Trattato di Barcellona, che intendeva istituire nel 2010 una zona di libero scambio nel Mediterraneo. Pensiamo che l'Europa, il rapporto con la sponda sud e con il continente africano sia essenziale, anche se in questo periodo la guerra in Ucraina sembra sottrarre interesse per questa parte del mondo, per questa importante strategia. Ecco, la domanda che facciamo a Caterina Chennici riguarda proprio qual è la strategia che in questo momento l'Unione Europea ha nei confronti del Mediterraneo e dall'altra parte quale pensa possa essere il ruolo che la Sicilia può e deve esercitare nell'immediato futuro. Tanto grazie per questo incontro, per questo collegamento e per questa riflessione sul ruolo importante che la Sicilia può avere nell'ambito delle politiche europee. Noi sappiamo che la posizione geografica e quindi geopolitica della Sicilia è di fondamentale importanza. Io dico che la Sicilia in realtà è una sorta di punta avanzata dell'Unione Europea nei rapporti appunto con i paesi che si affacciano nel Mediterraneo. E questa posizione della Sicilia in realtà è stata riconosciuta in qualche modo anche in ambito europeo, nel senso che nel febbraio, se non vado errata, del 2021 l'alto commissario rappresentante per le politiche degli affari esteri e di sicurezza, Josep Borrell, ha sottolineato proprio l'esigenza di una nuova strategia dell'Unione Europea per il Mediterraneo, per rafforzare appunto la partnership con i paesi del vicinato meridionale. E questa diciamo strategia, a mio avviso, è stata anche ulteriormente, come dire, condivisa e rafforzata dalla partecipazione del presidente Draghi al forum che si intitolava Verso Sud, la strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo, e nell'occasione nella quale il presidente Draghi ha sottolineato come
oggi l'area mediterranea ha un livello di integrazione inferiore alle sue potenzialità. Ha detto circa il 90% del commercio con il Mediterraneo avviene fra i paesi dell'Unione Europea, appena il 9% sono scambi tra l'Europa e la sponda sud del Mediterraneo, e solo l'1% sono scambi fra paesi della sponda sud. Allora, fatta questa premessa, non c'è dubbio che proprio per la sua posizione l'Unione Europea invece può, la regione siciliana può svolgere proprio un ruolo importante nell'ambito della strategia dei rapporti con quei paesi, guardando sostanzialmente ad una sorta di partnership rafforzata da parte dell'Unione Europea con i paesi che sono appunto sulla sponda sud del Mediterraneo, l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Marocco e altri, al fine proprio di rafforzare una relazione che si fondi sugli scambi culturali, sulla integrazione, che si fondi sugli scambi anche commerciali, che si fondi su una politica di condivisa di tutela ambientale, di nuove energie alternative ovviamente alle energie chiamiamole tradizionali, quindi insomma un efficientamento energetico, per esempio le energie rinnovabili, cioè sono tutti settori nei quali la Sicilia nella sua relazione non soltanto per il nostro paese ma per l'intera Unione Europea con i paesi appunto che si affacciano sul Mediterraneo può e deve svolgere un ruolo importante, e come, a mio avviso, cogliendo l'opportunità di svolgere una sorta di ruolo, direi quasi di leader, nei rapporti con tali paesi, attraverso ovviamente delle relazioni che vanno costruite non solo, ripeto, per la regione siciliana, ma proprio per l'intera Unione Europea. Sicuramente la Sicilia dovrà sviluppare le sue politiche nei confronti di questi paesi. Grazie. Vorrei chiamare Valerio Bordonara ad aiutarci a proseguire questa conversazione. Ne approfitto per salutarlo e per presentarlo, perché ecco, vale la pena di sottolineare che a Valerio si deve la proposta di europea, sia questa idea della linea di approfondimento sulle scelte europee che hanno ricaduta sulla vita della comunità locale, sia un nucleo operativo della redazione intorno al quale la rivista è nata, cioè l'aggiornamento periodico sull'agenda politica dell'Europa. Prego Valerio, dacci una mano a proseguire la conversazione. Grazie Francesco, sei un galantuomo. Buonasera dottoressa. Io ho la fortuna di venire dalla commissione INTA e dalla DigiTrade, lì si tiene molto in conto il concetto delle catene globali del valore, e invece noi diciamo in maniera diversa, ma poi in fin dei conti è lo stesso concetto, che la Sicilia per il suo sviluppo ha bisogno di superare i numerosi gap che la tengono distante dal resto d'Europa. Tra questi sicuramente c'è la dotazione delle infrastrutture, in particolare le infrastrutture civili, e poi il tema chiaramente tutto geografico della marginalità, dell'essere isola. Quali iniziative ha in mente per portare avanti un riaggancio delle catene globali del valore da parte della Sicilia? Ma guardi, lei, buonasera anche a lei. Come lei stesso ha detto, la Sicilia ha una posizione che per certi versi è privilegiata, perché appunto ci consentirà di dialogare con i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ma per altro verso è una condizione che ci crea non poche difficoltà, non poco disagio, che ci blocca rispetto alle relazioni, ai rapporti e soprattutto ai collegamenti e quanto ne consegue con il resto, ovviamente non solo dell'Italia ma dell'Unione Europea. E la nostra condizione di isola al centro del Mediterraneo, se ci mette nella condizione di poter dialogare e dialogare sotto il profilo culturale, degli scambi commerciali, delle politiche attive per le energie rinnovabili e per tanto altro ancora con i paesi che si affacciano sulla costa sud del Mediterraneo,
dall'altra parte purtroppo ci mette in una condizione, diciamo, di maggiore difficoltà, di maggiore disagio per il problema che viene definito della insularità. La nostra condizione infatti è tale che noi subiamo il gap delle distanze e della mancanza di collegamenti adeguati a superare questo gap. Nella nostra regione sappiamo che occorrono numerose infrastrutture che sono fondamentali invece per superare questo gap. Abbiamo una rete autostradale ancora incompleta, spesso oggetto di lavori di manutenzione, anzi direi per la verità sempre, perché io percorro le nostre autostrade per Palermo o per Catania sistematicamente ogni settimana, e ci sono costantemente dei lavori in corso. Manca ancora il completamento del tratto autostradale con Agrigento, non c'è ancora autostrada per Ragusa, centri tutti di importanza fondamentale sul piano turistico, sul piano della produzione per esempio di prodotti agricoli, agroalimentari di eccellenza e di tanto altro ancora. La rete la rete ferroviaria, anche quella è una rete che sì, è vero, attraversa sostanzialmente un po' tutta la Sicilia, però è una rete vetusta, per gran parte ancora a binario unico, lontana da noi purtroppo ancora l'alta velocità. E ancora la nostra condizione è anche penalizzata per quanto riguarda i porti, che andrebbero assolutamente sostenuti, che andrebbero inseriti proprio in una ottica di politiche di espansione, o anche gli aeroporti. Gli aeroporti, noi sostanzialmente abbiamo due aeroporti che ci collegano, diciamo, con tutte le destinazioni, mi riferisco all'aeroporto di Palermo e all'aeroporto di Catania. Avevamo due aeroporti per i quali era stata prevista, diciamo, la possibilità di inserire delle tariffe appunto speciali, e cioè Trapani Birgi e Comiso. In realtà soltanto Trapani Birgi usufruisce di queste possibilità, ma Trapani Birgi collega soltanto con alcune destinazioni e non sono purtroppo le destinazioni principali, mentre sappiamo che in Sardegna hanno ottenuto invece delle tariffe particolarmente agevolate sui principali aeroporti. Quindi la nostra condizione necessita ancora sicuramente un rafforzamento, un completamento, un rafforzamento delle infrastrutture, senza contare poi il tema dell'attraversamento stabile del Stretto di Messina, che indipendentemente da quelle che potranno essere le scelte in tal senso è comunque sicuramente importante. E allora come sopperire a questo? Io credo che occorra ancora una volta utilizzare e valorizzare al meglio i finanziamenti europei. Sappiamo che nel PNRR, ma anche nelle linee di finanziamento ordinarie dei fondi europei, c'è la possibilità di intervenire sulle infrastrutture. Ma questo ancora non è stato fatto, e non è stato fatto perlomeno in maniera esaustiva. Allora occorrerà sicuramente fare una programmazione delle infrastrutture da completare, delle infrastrutture da realizzare, e occorrerà soprattutto saper utilizzare bene i fondi, i finanziamenti europei e anche ovviamente integrati dai finanziamenti nazionali, per realizzare quelle infrastrutture mancanti che invece per noi sono fondamentali per superare quel gap che viene dalla nostra condizione di insularità. Grazie. Vedo Francesco Ferro e gli chiedo di intervenire. Francesco sostiene la nostra Eccomi. Buonasera onorevole e buonasera a tutti. Io sono un agronomo, anche se ormai in pensione, e ho a cuore i problemi del settore dell'agricoltura. Quindi la mia domanda è una domanda prettamente attinente al settore. Lo sviluppo economico della Sicilia deve passare dal rilancio dell'agricoltura, che come sappiamo, oltre a produrre derrate alimentari, riveste un ruolo importante nella difesa e salvaguardia dell'ambiente. Purtroppo assistiamo ad un continuo abbandono delle campagne, come rilevato dai dati ISTAT 2022, ultimo censimento dell'agricoltura, dovuto fondamentalmente
alla poca redditività del settore. Questa scarsa redditività è causata anche dalla carenza di infrastrutture e servizi che la regione non riesce a fornire ai nostri agricoltori. È paradossale dire che in Sicilia, mentre gli invasi sono pieni, le condotte di distribuzione sono fatiscenti e l'acqua non arriva con continuità nelle campagne. Le chiedo quali strumenti normativi e finanziari la regione deve porre in essere nell'ambito della strategia europea Farm to Fork, dal produttore al consumatore del Green Deal europeo, per il rilancio del settore. Grazie. Sì, grazie, grazie a lei. La sua domanda si ricollega in realtà, almeno in parte, a quanto abbiamo detto prima. Intanto io vorrei fare una considerazione. Per noi l'agricoltura, il sostegno all'agricoltura è fondamentale. E però abbiamo visto come pochi mesi fa, su 31 progetti di PAC, di politica agricola comunitaria, presentati dalla nostra regione, 31 sono stati rigettati. Nell'ambito delle politiche e dei programmi europei che lei stesso ha citato, ci sono appunto le linee di finanziamento, ci sono le risorse da attivare per la nostra regione, per sostenere l'agricoltura, per sostenere l'economia in generale. Il problema è che noi dobbiamo saper utilizzare quei finanziamenti. Come mai, mi sono chiesta come mai finanziamenti che per noi sono di fondamentale importanza, noi non riusciamo ad utilizzarli, perché non riusciamo a fare i progetti, facciamo i progetti e non sono progetti che possono essere approvati. Il tempo passa, queste risorse rimangono inutilizzate e poi tornano indietro per andare invece a paesi diversi, ad altri paesi che riescono ad utilizzarli. Allora, credo ci sia un... Prego? Proprio così dico, sì, la seguo. Infatti, allora c'è un problema. Qual è il problema? Non abbiamo le intelligenze, non abbiamo le competenze, non abbiamo la capacità, non abbiamo la preparazione, la formazione per accedere a questi bandi, per accedere a questi progetti. Ma io mi rifiuto di credere che il problema sia questo, perché noi abbiamo intelligenza, abbiamo competenze, abbiamo capacità. Allora, io credo che ci sia un doppio profilo. Uno, un profilo che riguarda in parte l'amministrazione regionale. In parte l'amministrazione regionale in che senso? Nel senso che io sono stata assessore, conosco i dirigenti, magari non tutti, ma li conosco, so che ci sono delle eccellenze, però so anche che gli organici probabilmente non sono adeguati, so anche che ci sono delle procedure, come dire, lente e farraginose che certamente non aiutano. Quindi credo che una delle possibilità per attivare invece la nostra amministrazione sia intanto andare a rivedere l'organizzazione e le presenze in organico nei dipartimenti dove bisogna lavorare soprattutto su questi temi, quindi vedere le presenze in organico, vedere l'adeguatezza degli uffici, vedere se gli uffici sono strutturati per sostenere quel tipo di lavoro. E poi c'è un problema anche probabilmente di procedure e di tempi. Semplificare i passaggi all'interno dell'amministrazione regionale sicuramente di fondamentale importanza. E a me piace ricordare che io da assessore avevo fatto una legge di riforma della pubblica amministrazione regionale all'insegna proprio della trasparenza, all'insegna della semplificazione, all'insegna insomma di quello che potremmo definire lo sveltimento in grado i funzionari, i dirigenti in maniera più efficiente. Certo, c'è da chiedersi se l'attenzione della politica su questi temi, cioè sull'utilizzo pieno, completo ed efficace dei finanziamenti europei,
ci sia sempre stata, perché credo che fondamentale sia proprio dare un impulso dal punto di vista politico all'utilizzo di questi finanziamenti per poter realizzare quegli interventi che sul nostro territorio, sul territorio della nostra regione, sono fondamentali per dare lavoro, per riattivare l'economia, per superare anche quelle diseguaglianze sociali, per creare coesione sociale, perché diversamente noi continueremo a scontare una serie di difficoltà che non saranno superate se non riusciremo ad attivare tutte quelle misure e tutte quelle possibilità di sviluppo che sono possibili e che, io dico, la nostra regione merita. Grazie onorevole, grazie anche a Francesco che sostiene la nostra riflessione su agricoltura biologica e sostenibile, salvaguardia dell'ambiente e biodiversità, sviluppo delle zone rurali, contrasto ai cambiamenti climatici. No, ci sono tanti articoli di Francesco Ferro che invito tutti a leggere. Vorrei chiamare invece Giuseppe Vito Ales, che ci dà un contributo importante su libertà di stampa, politiche giovanili, anche su grandi questioni di politica internazionale. Giuseppe. Sì, eccomi. Buon pomeriggio onorevole, buon pomeriggio a tutti e a tutte. In qualche modo mi collego a quanto è stato detto nell'ultima risposta, perché di fatto appunto ci stiamo confrontando in questo momento con varie transizioni, e questo ovviamente deve significare anche puntare sulle economie delle conoscenze. Quindi si tratta anche di promuovere formazione, ricerca e creare delle condizioni favorevoli anche per le imprese che in Sicilia vanno ad investire, alle quali si deve dare la possibilità di innovare e di creare anche delle reti, partendo dall'utilizzo di nuove tecnologie, dalla digitalizzazione, ma anche proprio dallo scambio di conoscenze che siano all'interno delle filiere, ma anche tra i vari settori, per capirci, dall'agroalimentare alle scienze sociali. E quindi la domanda che vorrei farle è: cioè, in che modo è possibile agire coerentemente su i vari aspetti, e quindi stimolando da un lato la crescita individuale e sociale e allo stesso tempo stimolando il tessuto produttivo per promuovere appunto anche le sinergie che da ciò ne conseguono? Sì, Giuseppe, buon pomeriggio. Beh, è una domanda, devo dire, abbastanza complessa, perché porta a considerare, diciamo, una serie di interventi che devono essere fatti. L'economia delle conoscenze, è vero, l'economia delle conoscenze è poi il fondamento per tutta quel tipo di sviluppo, per quel tema che tu hai toccato, che è quello della transizione ecologica, della transizione digitale. La nostra regione è nella condizione proprio di poter attivare questo tipo di iniziative, è nella condizione di poter anche riconvertire alcune attività di impresa che sono presenti, è nella condizione di poter riqualificare per esempio i territori che sono attorno ad alcune attività di impresa che si occupano oggi di, per esempio, di petrolchimico o altro. Quindi le condizioni sicuramente ci sono. Bisogna partire, certo, dalle conoscenze, dall'economia delle conoscenze, quindi intanto partire dalla formazione. La formazione soprattutto dei giovani. Noi sappiamo, e ahimè questo per me è un tasto dolente, perché io ho sempre tanta attenzione nei confronti dei giovani e credo che i giovani, i nostri ragazzi, abbiano davvero tutte le competenze, le capacità, le intelligenze per poter contribuire al cambiamento nella nostra terra e non essere invece costretti, come purtroppo spesso accade, ad andare via per realizzare le loro ambizioni. E mi fa davvero male sapere che la disoccupazione giovanile è molto alta nel nostro territorio, che c'è un numero elevato di cosiddetti NEET, i ragazzi che non studiano, che non fanno formazione, che non cercano lavoro. Noi siamo il paese, l'Italia purtroppo, dove c'è il maggior numero di NEET, e nell'ambito del nostro paese la Sicilia è alla percentuale più alta, il 36,3% di giovani praticamente inattivi. Allora bisogna invece
attrarre i giovani attraverso percorsi scolastici, attraverso percorsi di formazione, attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro, attraverso percorsi di apprendistato, che siano però, ecco, finalizzati all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. E le nuove tecnologie, la transizione verde e digitale, la tutela dell'ambiente, la valorizzazione dei beni culturali, ad esempio, passo adesso ad un tema diverso, il turismo, inserito però in un percorso di valorizzazione dei beni culturali. Tutti questi, a mio avviso, sono settori nei quali bene possono essere inseriti i giovani, che possono essere particolarmente attratti da questo tipo di attività e molto di più di quanto non lo possono essere rispetto alle attività più tradizionali, e soprattutto possono trovare più facilmente la possibilità di inserirsi nel lavoro in questi settori. Dall'altro lato, certo, bisogna attivare delle politiche che siano attrattive anche per le imprese che vogliono venire ad investire, intanto quelle che abbiamo presenti sul territorio, ma cercare di attrarne altre. E mi piace ricordare una frase di Enrico Letta, del segretario nazionale del PD, che ha detto: lavoro e impresa sono due pilastri della stessa casa. Ed è vero, quindi noi dobbiamo lavorare esattamente in questa direzione. E ancora una volta io credo che, al di là della, come dire, della possibilità di utilizzare i tanti finanziamenti che ci consentono di intervenire in questo settore, pensiamo che per lo sviluppo, diciamo per le politiche di sviluppo complessivamente, fra lo stanziamento nel PNRR e gli stanziamenti nel Fondo Sociale Europeo e nel FESR, arriviamo a circa 22 miliardi di investimenti, quindi sono cifre consistenti che ci consentono di dare un bell'impulso all'attività della nostra regione, di attivare il mondo del lavoro e di attivare quel percorso di cambiamento, la transizione ecologica e tanto altro. Però, ecco, al di là di questo occorre davvero una volontà politica che si traduca in una programmazione indirizzata proprio in questo senso e in questi settori. Grazie. Vedo Anna Maria Cangelosi. Anna Maria, che ci supporta con le riflessioni sull'ambiente e la salute. Anna Maria, ci dai una mano a avviare a conclusione la nostra conversazione con Caterina Chinnici? Certo. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Grazie della sua presenza. Allora, le pongo un tema spinoso, quello delle infrazioni europee aperte nei confronti dell'Italia, delle quali più della metà riguardano la Sicilia. E penso che lei dovrà affrontare questo tema così difficile, soprattutto a fronte di una quantità di risorse ambientali, naturalistiche, che la Sicilia ha. Io penso al mare, alle acque meravigliose che noi abbiamo e che spesso sono inquinate proprio perché sversiamo i reflui urbani, o anche alla penuria idrica di cui la Sicilia purtroppo, sia per geografia sia per cattiva gestione, è caratterizzata appunto da questi problemi storici. Ora io mi chiedo, queste sanzioni, perché poi le infrazioni spesso portano alle sanzioni e quindi significa sottrarre fondi, sottrarre risorse che potrebbero essere utilizzate sicuramente per più utili scopi. Lei ritiene che sia un problema di arretratezza della macchina amministrativa, e se è così che cosa intende fare, o pensa che ci siano altre cause, altre responsabilità, e anche in questo senso come intende agire da presidente della regione? Ma guardi, lei tocca un altro tasto che è particolarmente per me sensibile, perché lavorando nell'ambito delle istituzioni europee, e tra l'altro voglio dire, io sono fra quei deputati che si sono battuti perché in Italia arrivassero finanziamenti in quantità adeguata, sufficiente a sostenere il percorso di sviluppo della nostra regione. Abbiamo ottenuto, per quanto riguarda il Next Generation EU,
il finanziamento più consistente per il nostro paese. E allora vedere che poi siamo secondi solo rispetto alla Spagna nelle procedure di infrazione, e che purtroppo proprio, diciamo, la gran parte, ecco, riguardano il sud dell'Italia e la regione siciliana, devo dire che è una cosa che non solo dispiace profondamente, ma fa veramente rabbia, per quelle ragioni che abbiamo detto, perché per noi questi finanziamenti sono davvero fondamentali. Non riuscire ad utilizzarli, io la considero, per la verità, una cosa davvero grave. Allora, quali le cause e cosa fare? Beh, probabilmente c'è anche lì intanto un tema di attenzione politica, perché non c'è dubbio che bisogna porre l'attenzione massima alla possibilità di utilizzare, e ripeto, di utilizzare bene i finanziamenti. E poi probabilmente c'è un problema di macchina amministrativa, una macchina amministrativa lenta, pesante, una macchina amministrativa con tempi indefiniti, con, come dire, probabilmente non una buona organizzazione di fondo che faccia scorrere taluni procedimenti più velocemente magari rispetto ad altri. Io devo dire che ho lavorato alla Regione Siciliana e appunto ho realizzato una legge che era proprio di riforma della pubblica amministrazione. Una legge di riforma della pubblica amministrazione che guardava alle procedure, con riferimento poi in particolare ai tempi delle procedure, guardava alla valorizzazione dei dirigenti, ma poneva anche, laddove c'erano dei ritardi ingiustificati, ad esempio delle sanzioni. Una legge che prevedeva la più assoluta trasparenza della pubblica amministrazione, una legge che, diciamo, blindava, se così si può dire, la pubblica amministrazione contro interferenze illecite, che sappiamo purtroppo talvolta ci sono state. Quindi una norma che avrebbe potuto sicuramente aiutare, e aiutare molto, a snellire le procedure per arrivare all'utilizzo appunto dei finanziamenti, all'applicazione delle normative, al recepimento, ma anche all'utilizzo dei finanziamenti. È una legge che purtroppo nella gran parte è rimasta inattuata, e questo davvero mi dispiace. E allora uno dei passaggi sarà sicuramente quello di riattivare una legge che è una legge in vigore, ma che non è stata mai attuata nella sua pienezza, finalizzata proprio a sveltire le procedure e quindi a rendere più celere tutta l'attività della pubblica amministrazione. C'è poi un altro aspetto che spesso noi dimentichiamo e che ricordo allora, quando ero assessore, suscitò anche in me delle perplessità. Poi, lavorando al Parlamento europeo, invece ho compreso l'importanza di cosa? Dell'ufficio della regione siciliana a Bruxelles. Tutte le regioni hanno degli uffici a Bruxelles. Però io allora ero perplessa, ripeto, sul mantenimento di quell'ufficio, perché io per prima non ne avevo compreso l'importanza. Lavorando nell'ambito delle istituzioni europee, invece, mi sono resa conto che quello è un ufficio fondamentale per tenere i giusti rapporti con le istituzioni europee, e quindi probabilmente per comprendere meglio il senso di un bando, per poter attivare più velocemente quelle che sono le nostre procedure, per rimanere, diciamo, in un contatto più diretto e più costante con le istituzioni europee, che possono meglio guidarci nel percorso di realizzazione dei bandi, di utilizzo dei fondi e così via. E quell'ufficio, che altre regioni hanno valorizzato al massimo, per noi purtroppo è un ufficio che rimane così punto di riferimento per qualche iniziativa ogni tanto, quindi un ufficio che purtroppo non è utilizzato per quella che è la funzione reale di quell'ufficio, che potrebbe essere invece molto valida. Mi si dice: ma noi non abbiamo i funzionari da mandare. Va bene, e allora intanto rivediamo l'organico, vediamo se è possibile integrare l'organico della Regione Siciliana e con quali modalità, e realizziamo magari un periodo, dei turni, dei periodi di permanenza alternata, ma valorizziamo quell'ufficio che è di fondamentale importanza per mantenere il contatto con le istituzioni europee, e quindi probabilmente per avviare nei tempi giusti e con le procedure più corrette quelle, diciamo,
procedure che ci possono portare a valorizzare quei finanziamenti e che possono anche ridurre, mi auguro, e questo sarà certamente l'impegno, le procedure di infrazione che purtroppo aggiungono, diciamo, danno al danno già esistente di non riuscire ad utilizzare i finanziamenti europei. Questa, diciamo, è un po' l'idea per superare anche questa difficoltà e questo deficit, questo problema che c'è oggi ancora nella nostra regione. Grazie, grazie onorevole Chinnici, questa grazie. Bella conversazione. Come c'era da aspettarsi, ha affrontato una serie di questioni interessanti che, ecco, aspettano un impegno competente, diciamo, politico, che ci aspettiamo da lei, e anche, diciamo, un impegno di tipo di informazione da parte di europea che può continuare.